Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento in diretta di oggi insieme. Benvenuti oggi perché in questo tempo, in questo sabato, come in genere accade, abbiamo anche eh, i nostri amici che ci seguono nei weekend, quindi benvenuti e buona inizio giornata, buon inizio weekend e per molti anche buon inizio di tempo di servizio al Signore. Ci sono tantissimi amici che servono il Signore e possono farlo soltanto nel fine settimana e questo è proprio un inizio che noi... Uh, viviamo insieme affinché il Signore possa benedire la nostra vita cominciare a dare qualcosa al nostro cuore che mh, ci indichi in qualche modo il passo da adottare quindi non c'è modo migliore per augurarvi una buona giornata con Gesù benvenuti e grazie per esservi collegati benvenuta anche a te Mariana benvenuta anche a te Michela e benvenuta a tutti voi benvenuti agli amici nuovi e quelli che ci seguono già da un bel po' Stamattina vogliamo chiedere allo Spirito Santo che è già con noi, quindi noi gli diamo il benvenuto. Perché lui, eh, la presenza di Dio riposa sulle nostre vite, Amen. veglia sul nostro sonno. Quindi stamattina invece vogliamo dire, Signore, fa che noi invece possiamo essere attenti a ciò che Tu anche stamattina ci vuoi dire. E che Amen. possiamo essere pronti a ricevere le benedizioni. Pronti perché a volte non lo siamo, non siamo pronti a ricevere le benedizioni di Dio che sono sotto forma di indicazioni. Ogni volta che il Signore ci parla è per il nostro bene e a volte noi non riconosciamo le benedizioni che vengono da Dio. Allora noi dobbiamo proprio chiedere questo, Signore, fa che noi possiamo metterci in connessione con te Amen. per ricevere le benedizioni. E anche se qualcuno ha la voce come la mia stamattina. <ride> <ride> il Signore ascolta. <coughs> Amen. Ognuno Alleluia. di noi, le nostre richieste Amen. e stamattina ci vogliamo accostare a Lui cercandolo con tutto il cuore. Amen. Mm? Possiamo proprio iniziare sì. pregando il Signore che ci conceda sì. quest'oggi un tempo di benedizione e di devozione alla Sua presenza. Prego. Padre, noi ti ringraziamo con tutto il cuore. Alleluia. Grazie per come Tu ci fai del bene ogni giorno. Grazie per il tuo amore, per la Tua presenza, per la tua pace, Signore. Grazie perché tu sei un Dio fedele e non vieni mai meno a quello vero, che hai promesso di fare per noi, signore. Grazie, signore. Signore, noi ti ringraziamo perché la Tua presenza ci custodisce, me, ci tranquilla. fa vivere tranquilli nonostante le difficoltà. Vogliamo proprio imparare a riconoscere la tua presenza in ogni tempo. Alleluia. Anche quando le cose diventano difficili, diventano dure e dolorose. Noi vogliamo riconoscerti in mezzo al dolore, in mezzo alla tempesta. Ah. Vogliamo guardare te, Signore, sperare in te. Signore, ti prego ancora stamattina di toccare ognuno di noi. Tu sicuramente hai una parola per ogni persona che è desiderosa di ricevere da te e ti chiediamo di rendere questi cuori pronti a ricevere le tue benedizioni. Benedici anche quelli che per la prima volta si sono connessi, fa che anche per loro, soprattutto per loro, ci siano delle parole che li possano far innamorare di te. O quantomeno, Signore, far nascere in loro il desiderio di cercarti per vedere se veramente è. Signore, grazie per tu farai grandi cose per noi oggi e ti chiediamo nel nome di Gesù di continuare a guidarci per lo Spirito Santo e Lui solo, che si amate benedetti in eterno. Alleluia, amen. Amen. Gloria al del Signore. <coughs> Grazie Padre. Intanto prendiamo nota oggi... del, dei, de, delle richieste di preghiera, sì. quindi se avete bisogno sì. che stamattina si preghi per la vostra richiesta in particolare, <ride> vogliate scriverci al numero che vedete in sovraimpressione, anche perché. Eh, annoteremo tutte quante le richieste e poi alla fine pregheremo insieme per eh, appunto i vostri eh, bisogni. Pregheremo insieme a voi, eh? quindi attenzione perché qualcuno potrebbe delegare il momento di richiesta al Signore del suo soccorso, mm. ma in realtà noi non possiamo fare altro che metterci accanto a te e pregare insieme a te in questo. Uh, atto e gesto di comunione anche se ci sono dei chilometri di distanza, c'è uno schermo, forse un freddo schermo, noi comunque insieme sì. possiamo pregare il Signore perché ci riuniamo e siamo riuniti nel nome prezioso di Gesù ed egli è in mezzo a noi. Amen. Amen. Gloria a Dio. Il versetto che ci propone oggi il calendario, per chi non lo sa, ne leggiamo ogni mattina il calendario di parole di vita. Vero. Oltretutto è mm -hmm. anche possibile cominciare a ordinarlo, sono già arrivate le stampe del nuovo calendario 2024 In formato nuovo, anche. In formato nuovo, è vero. <ride> Quindi, noi ogni mattina leggiamo dal calendario, e da qui partiamo è il nostro spunto, è solo sì. uno spunto il calendario, quindi non sostituite mai la lettura del calendario alla parola, ma prendetelo come uno sprono, come quando qualcuno vi cucina una buona pietanza e un altro ci assaggia, vedi se è buono, tu assaggi ciò okay, che ora possiamo iniziare a mangiare, così facciamo la mattina. Il versetto oggi lo troviamo in Giovanni capitolo 2, il verso 5, e dice così, sua madre disse ai servitori, ai servitori, Fate tutto quello che vi dirà. Un versetto molto famoso parla della madre di Gesù, che, uh, che chiede a Gesù, uh, di, anzi, fa notare a Gesù che in quel banchetto, quella, quella festa, quel matrimonio manca il vino. E Gesù, sappiamo come risponde a sua madre: Dice donna, che c'è tra me e te, la mia ora ancora non è venuta. Allora a quel punto la madre si rivolge al servitore e dice fate tutto quello che egli vi dirà. È bello perché è un consiglio che, che poi viene attuato alla lettera. E vediamo che Gesù dà un ordine e chiede di riempire dei recipienti di pietra d'acqua. È bellissimo perché il primo miracolo di Gesù è proprio la trasformazione. Non ha risuscitato morto. Non ha, non ha fatto un grande sermone, non ha fatto una grande profezia, anche quello no? è un miracolo. Non ha fatto di questi miracoli, poteva fare tanti altri miracoli, poteva anche seccare l'albero come primo miracolo. Ma il suo primo miracolo è stata la trasformazione e guarda caso quando avviene, tre giorni dopo. Non è un caso che la parola di Dio ci parla di tre giorni dopo, solo dopo la morte di Gesù e dopo aver accettato gli ordini di Gesù. Allora ecco che gli uomini, da che sono acqua senza sapore, vengono poi trasformati dalla potente mano di Gesù. Quindi Gesù compie il suo primo miracolo a un banchetto di nozze. Ed è bello anche pensare che qui le nozze evocano quelle che sono le nozze con Gesù. Gesù ha preparato tutto per noi con la sua morte. Egli non soltanto ci ha dato la possibilità di essere salvati, ma noi siamo diventati la sua sposa. Ed è meraviglioso pensare che ogni uomo e ogni donna che si arrende a Lui, che accetta questo sacrificio, può essere trasformato. Quindi stamattina vogliamo pregare che il Signore trasformi realmente le nostre vite, che porti un vino nuovo nelle nostre vite, in, in cuori rinnovati. Qualcuno più avanti, quando si parlava del, del vino, <coughs> Gesù risponde e dice: non si può mettere del vino nuovo in altri vecchi. Quindi Gesù fa tutto nuovo, trasforma dell'acqua in vino, ma anche noi dobbiamo chiedere di essere rinnovati affinché possiamo ricevere questo vino nuovo in Cristo Gesù. Ed è meraviglioso, Michele, è meraviglioso pensare che il Signore ci dà questi insegnamenti uh, attraverso delle storie. Se noi leggiamo questa storia con molta attenzione, anche voi a casa la potete fare, potete scorgere tanti insegnamenti e tanti spunti, lo Spirito Santo stesso vi farà comprendere. Come bisogna accostarsi al Signore, con quale attitudine? Quando il Signore ci comanda di fare qualcosa non dobbiamo protestare. Queste persone potevano dire scusa, ma si è finito il vino, perché dobbiamo riempire? Erano delle, dei vasi molto pesanti in pietra che si usava per la purificazione, quindi erano pesantissimi, non era qualcosa di facile riempire fino all'urlo, eppure questi servitori hanno fatto quello che Gesù gli ha comandato di fare senza polemica. La cosa bella? E' interessante è che dopo il miracolo della trasformazione di Gesù, guarda caso c'è scritto i discepoli credettero in Lui. Ma come? Hanno iniziato a seguire Gesù senza ancora credere in Lui? Hanno visto il miracolo della trasformazione e i discepoli credettero in loro. Cosa ci chiede lo Spirito Santo stamattina? Vuoi che gli altri credano, lasci che vedano in te la trasformazione. Se vedono in te la trasformazione, anche gli altri crederanno, persone che seguono ma non credono perché ancora non hanno visto con i loro occhi la trasformazione dell'acqua in vino. Quindi stamattina dobbiamo chiedere allo Spirito Santo, Signore, è vero, io ti sto intercedendo per la salvezza di quest'anima, per mio figlio, per mio marito, per mia moglie, ma fa che loro vedano in me la trasformazione. Nella congregazione vedi che non si aggiungono anime, forse è troppo tempo che non si aggiungono anime, lascia che quelli che seguono vedano la trasformazione. Se uh, scorgono dentro gli stessi atteggiamenti e le stesse parole di quelli che non conoscono il Signore, non c'è trasformazione e senza trasformazione non c'è conquista di cuore. E allora noi dobbiamo pregare prima ancora che la gente creda. Signore, fa che ci sia una trasformazione interiore affinché quelli che non credono, anche se sono discepoli, gente che segue, noi li chiamiamo i simpatizzanti, vedendo la trasformazione possono iniziare realmente a credere. Meraviglioso questo passo, Marianna. Abbiamo preso proprio in considerazione un evento, diciamo, tra i più eh, conosciuti, possiamo dire, della vita di Gesù, no? Perché parliamo proprio del primo dei miracoli <ride> che Gesù ha. Attuato lo stavi appunto dicendo, e mi piace anche le applicazioni che hai fatto, tenendo proprio in considerazione tutti gli elementi della storia: eh, i tre giorni, eh, la trasformazione, l'acqua in vino, è meraviglioso. E' estremamente importante comprendere, proprio anche grazie allo spunto che il calendario, il versetto di oggi ci vuole dare. È estremamente importante comprendere che se vuoi vedere Dio all'opera, lo devi obbedire. Esatto. Se vuoi da servitore, oppure da semplice astante, oppure se vuoi cominciare a credere da semplice discepolo, se vuoi vedere Gesù all'opera, lo devi obbedire. L'obbedienza a Dio oggi è qualcosa di molto discusso, trattato, perché? Perché praticamente mette in seria discussione le nostre abitudini, quelle più radicate all'interno eh, proprio della nostra cultura, del nostro modo di interpretare anche la vita di tutti i giorni dell'uomo. Tante volte noi ci riempiamo la bocca della consacrazione, dell'umilienza a Dio, ma poi lo facciamo restandocene comodamente seduti nei banchi di una chiesa, cercando il massimo del comfort nelle nostre attività, poi ci rendiamo conto che tante volte quelli sono dei scopi subdoli eh, e utilitaristici della, del servire Cristo, ma nella realtà dobbiamo prendere in seria considerazione che servire il Signore tante volte significa... Direi sempre, significa rinunciare a noi stessi e anche a quello che noi sostanzialmente diamo per scontato. Uh -uh. Dio sì. vuole, abbiamo sempre una visione molto, Marianna, forse sarà un po' polemico stamattina, ma abbiamo sempre spesso la visione, come dire, pastorale della Chiesa, perché sostanzialmente chi conduce le Chiese sono i pastori. Allora tante volte noi abbiamo un'idea pastorale del seguire il Signore nella donanza, ma in realtà seguire il Signore nella donanza, seguire il Signore insieme ai fratelli vuole dire anche abbandonare alcune, eh, alcune abitudini sane e rivolgersi verso una chiamata anche missionaria evangelistica, apostolica, che cosa voglio dire nella fattispecie? Perché si lega tutto a questo discorso dell'obbedienza per vedere l'opera di Cristo? Si lega perché se noi siamo abituati ad ascoltare soltanto una predicazione pastorale, saremo ovviamente curati nei minimi particolari come un pastore fa con una pecora, è chiaro. Ma quando Dio rivolge il suo messaggio alla Chiesa, al singolo, lo rivolge anche in varie altre modalità, per esempio la modalità missionaria, che potrebbe arrivare ai cuori dei credenti attraverso la predicazione, per esempio, di un evangelista. Quando una conduzione oppure un messaggio proviene da un cuore di chiamata evangelistica, noterai e noterete cari amici che il primario obiettivo che spingerà a fare quel messaggio è ovviamente di andare verso l'esterno e muoversi. E questo potrebbe cozzare in qualche modo con quanto ha detto eh, la conduzione pastorale di, di tutti gli anni a cui siamo abituati insomma, tendenzialmente nella nostra Italia, perché le nostre chiese sono sono condotte da uomini che hanno tendenzialmente l'obiettivo di tenere insieme le pecore, curarne, a Dio, gloria a Dio per quanti riescono ad avere una reale visione pastorale. Signore, mandaci dei pastori, chiama pastori nella tua Chiesa, i quali vedono la crescita personale della pecora si curano della pecora, quindi eh, fanno, si preoccupano quando la pecora eh, non la vedono nel gregge, non, si, eh, non, si, non riposano quando vedono la, la pecora che si dimena perché ha qualcosa e loro non riescono ad aiutarla, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questa è la visione pastorale, ma ovviamente la Chiesa e il movimento che Dio ha affidato al suo popolo è anche di tipo apostolico e anche di tipo evangelistico, profetico e quando riceviamo un messaggio per esempio da un, un uomo di Dio che ha una chiamata ministeriale profetica notiamo che spesso potrebbe eh, spingere l'uomo ad andare a, a, a passare il tempo che tendenzialmente passava per esempio in chiesa insieme nel gregge a passarlo per esempio per le strade ad evangelizzare quindi questa cosa potrebbe cozzare con la predicazione dal punto di vista pastorale qui nascono i grandi problemi allora che cosa dobbiamo fare per onorare il Signore e per vederlo all'opera spesso capita, Marianne, anche nella nostra Italia che tante volte Dio manifesta noi diciamo Signore voglio vedere lo Spirito muoversi e i miracoli accadere come accadevano nella, nella Chiesa Primitiva e nella Chiesa del primo secolo i primi passi, e poi notiamo che praticamente questo non accade nei nostri nelle nostre chiese, libero. ma perché non lo lasciamo libero, e quindi tendenzialmente il Signore manifesterà. Le liberazioni, le guarigioni e il movimento dello Spirito Santo sarà molto più palese se tu obbedisci al comando di Dio, il quale dice, probabilmente attraverso un ministerio profetico, che quella sera, uh -huh. anziché riunirti in chiesa per fare, ovviamente avere bisogno, ovviamente, di stare con i tuoi fratelli, tu dovresti invece stare nelle strade a fare quello che in realtà il Signore ti sta comandando di fare. Non è una chiamata ed una comando che arriva a tutti, è qualcosa di molto personale. Noi abbiamo sempre una visione limitata dell'opera e del comando di Dio, come per esempio eh, noi abbiamo una visione limitata per esempio dell'amministrazione finanziaria, noi siamo legati ehm, ad una diseducazione della, della, del, della, de, della gestione delle nostre finanze. Che cosa voglio dire? Voglio dire che tante volte il Signore ci chiede proprio di gestire le nostre finanze, intese anche come decime offerte, mm -hmm. in un modo diverso da come ce lo indica il pastore. Avete mai, avete mai immaginato che ovviamente si predica o, o, di portare la decima al Tempio, ma poi nella grazia scopriamo che non è solo quella. L'opera che noi dobbiamo manifestare nei confronti di Dio, ma dobbiamo disporci finanziariamente affinché lo Spirito Santo possa, attraverso di noi, eh, portare avanti eh, delle opere che Lui ha stabilito. Quando è lo Spirito Santo a metterti davanti il peso che, ehm, che devi avere per l'amministrazione finanziaria, non mi sto riferendo alle grandi cifre, mi sto riferendo anche ai piccioli della vedova. Perché questo? Perché. Non è un esercizio legato alla quantità di soldi, non è il ricavato di, della faccenda decime offerte, non è la quantità di soldi. Il ricavato della decime offerta è misurare la tua e la mia obbedienza. Se noi siamo obbedienti in quelle cose, saremo obbedienti anche quando il profeta, anziché il pastore, dirà di andare fuori e noi andremo fuori e vedremo. Quindi, così la gloria di Dio. Se noi siamo obbedienti alla voce di Dio, se obbediamo alla voce di Dio nei minimi particolari, fosse anche un particolare che contrasta e attenzione qua mi rivolgo a quelli che hanno un carattere impetuoso e hanno un impeto che bolle sempre di fronte ad ogni comando di Dio non devi necessariamente dirlo agli altri Noi esatto. dobbiamo obbedire al Signore dobbiamo necessariamente invece obbedire al Signore dobbiamo avere un cuore in obbedienza a Dio e quando Dio ci dà un comando non è necessariamente non siamo necessariamente obbligati ad avvisarlo al mondo intero, così da crearci probabilmente degli ostacoli ancora prima di iniziare. Il Signore ci chiama ad essere diligenti e intelligenti affinché il suo scopo sia adempiuto. Qual è lo scopo del comando di Dio? Vedere Gesù all'opera. L'abbiamo visto in questo versetto, Amen. in questo. Versetto di oggi, vedere Dio all'opera. Io voglio vedere la gloria di Dio manifestata ancora questa mattina nella mia vita, e questo può avvenire se in questo momento ascolto con obbedienza il comando di Gesù, esattamente come fece eh, Maria, come incitò Maria verso questi servitori: anche oggi lo Spirito Santo dice a me e a te, al plurale, fate tutto quello che egli vi dirà. E così vedremo la trasformazione che tanto stavamo aspettando in noi e anche nelle circostanze che viviamo. Maria è, è un grande esempio proprio per i leader di Chiesa. Parla di pastori, ma ci sono anche altre figure. Lei è un grande esempio. Chi si sente più vicina a Gesù? Più nei pressi, più attaccata a Gesù e più, più di Maria che l'aveva partorito. Proprio <ride> se tu ti senti... Più vicino a Gesù sarai quello che si sgrava di responsabilità spirituali, che si staccherà, che staccherà le persone da se stesso e le porterà a Cristo. La forza di dire, uh, fai quello che ti dice lui e non di prenderti la responsabilità. Il problema nasce quando anziché dire alle persone che si sono attaccate a noi. E dire vai direttamente da Gesù e fai quello che Egli ti dice. Vogliamo noi dettare leggi e regole nelle vite delle persone. Eh sì. Quindi Maria Perdonaci, rappresenta ma... proprio l'atteggiamento e l'attitudine che devono tenere i leader, quelli che stanno più vicino, che conoscono meglio come si muove Gesù. E quali sono le capacità di Gesù? Per, per esperienza, Maria lo conosceva sin da piccolo, sapeva benissimo chi era Gesù, chi era anche il bambino Gesù. Quando lui uh, si, si, eh, si è smarrito, perché, anzi i genitori l'hanno perso di vista perché era restato lì nel tempio, nel, presso la casa del padre. Quindi, conosceva benissimo quali erano i sentimenti di Gesù, conosceva molto bene. Quindi, anche se tu sei un leader di chiesa essere commettendo l'errore, forse lo Spirito Santo stamattina ti vuole far notare, prendi esempio da Maria, una leader, una leader che ha detto agli Alleluia. altri fate quello che ha detto Gesù. Ed è bello anche pensare che quei servitori, quel, quell'uomo che doveva, che assaggiava il vino, quell'esperto di vino, a un certo punto dice agli sposi, chiamandoli a sé, ma solitamente si serve il vino buono. E quando poi si è finito quello buono si serve quello non buono. Tu invece hai fatto al contrario, hai servato il vino buono alla fine. Questo perché? Perché fino a quando noi possiamo con i nostri sforzi umani offrire del buon vino, possiamo anche riuscire. Ma è sempre un buon vino limitato nella sua bontà. Quando invece arriva Gesù... Quando hai fatto il massimo del massimo con i tuoi sforzi e con le tue capacità, che sempre Dio ti ha dato, il Signore ti mette sempre sopra. Alleluia. Quando arriva Lui, mette sempre sopra. Perché è sempre il vino meglio del meglio del meglio. Alleluia. E non c'è niente che può essere meglio del vino che propone Gesù. In, in vasi di pietra, sei vasi di pietra, sei, sappiamo che è la simbologia dell'uomo. Quindi Dio usa gli uomini e non una pietra, ma ben sei pietre, sei significa appunto uomo, ma il fatto che sono più di, una, di un vaso di pietra vuol dire anche nell'unità, come dicevi prima, nella collegialità, sì. non un solo uomo che ha dentro di sé del vino da dare agli altri, ma più di uno Alleluia. che può distribuire. Che Amen. Amen. Ed è bello non pensare che ci sia un uomo solo. Una volta mi ricordo nella congregazione che frequentavo venne un, un pastore, uh, uh, un missionario africano, il quale raccontava che andando ad evangelizzare in un villaggio, lui uh, notò che c'era un capo solo per tutto il villaggio e quando lui parlò uh, del Signore a questo villaggio, osservando in quel villaggio che aveva una sola automobile, lui incominciò a pensare alla chiesa moderna. E disse, quante chiese ci sono che hanno una popolazione infinita, ci sono delle congregazioni che hanno 200 membri, 400, a volte si vantano anche di più di 400. E a volte ci sono quelli che dicono di battezzare 300 più quelli non battezzati. E lui diceva, ma che vanto c'è contare tante persone se poi in una congregazione c'è un solo ministerio? È come quel popolo che va in giro con una sola auto. Quante persone si possono spostare con una sola auto? Allora, la Chiesa cerchi i doni dello Spirito, la Chiesa predichi e partorisca nuovi ministeri. Perché nella collegialità, quando ci sono più persone che servono il Signore, che ricevono doni e ministeri dal Signore, quella, quella Chiesa è una Chiesa sana. Perché una, una donna, noi siamo la sposa di Cristo, tutti uomini e donne spiritualmente siamo la sposa di Cristo, una donna sta, che sta bene in salute partorisce anche dei figli. E noi come Chiesa di Cristo vogliamo essere una sposa che sta bene in salute, che partorisce figli, che alleve figli e che figli partoriscano altri figli. Amen. Non una sterilità nelle nostre Chiese, ma una... Uh, uno, un continuo partorire figli figli e figlie ministeri doni dello spirito e noi come diceva prima Michele è inutile che poi ci strappiamo le vesti davanti a Dio se poi non lo desideriamo con il cuore perché in realtà ognuno corre per ricevere il proprio primato per essere primo nella chiesa come io dei ma noi vogliamo correre da Gesù per dire Signore che vada avanti, che venga al tuo regno perché noi vogliamo vedere l'opera tua manifestata e lo spirito si muove soltanto dove c'è la libertà di far muovere lo spirito, che non è la libertà dell'ordine liturgico che gli uomini vogliono cercare di propinare, ma è la libertà dello spirito di muoversi come vuole in mezzo al popolo, attraverso uomini, attraverso donne, attraverso bambini, attraverso quello che si è convertito un anno fa. Non esiste che Dio si manifesta attraverso quello che siete nebache da dieci anni perché deve prima fare gli anni di marchetta. Non esiste davanti a Dio. Che cos Noi la scusami, <ride> Così si dice no? quando, la quando uno va a lavorare nel, nel, nelle fabbriche i contributi e va a marcare il cartellino allora noi vanno, vanno a, a marcare il cartellino e se non passano cinque anni che marchi il cartellino non funziona, non è così nello spirito noi dobbiamo essere liberi Dio si può va manifestare bene. attraverso anche quello che si è convertito un mese fa se lo spirito si manifesta lasciate che si manifesti lo spirito Alleluia. ma chi siamo noi che possiamo dettar legge di quanto tempo deve passare allora quell'Eunuco che disse chi mi impedisce di essere battezzato aveva avuto un mese di, uh, di studio biblico sul battesimo prima di ricevere il battesimo, ma noi siamo responsabili di ciò che abbiamo creduto. Come può un uomo stabilire per esempio se quella persona ha realmente creduto o poi no? Noi siamo chiamati a discepolare un ordine di Dio e su questo siamo d'accordo, però dobbiamo sempre limitarci a lasciare che poi lo Spirito Santo si muovi in libertà e quando lo Spirito Santo si muove in libertà può darsi che aprirà la bocca di un bambino e profetizza e parla a una chiesa Io ne ho sentite di Testimonianze, e una volta un bambino in una chiesa rivolgendosi a un fratello, era un bambino che stava ricevendo le benedizioni di Dio, pregava e ricevette lo Spirito Santo. A un certo punto, questo bambino profetizzò e, rivolgendosi a un uomo che serviva la chiesa, disse: Tu hai una scimmia in testa, togli la scimmia che hai sulla tua testa. quell'uomo Quel bambino profetizzò che quell'uomo era sotto l'influenza del male, si muoveva per fare il male. Lasciamo che lo Spirito wow. Santo ci istruisca anche, che si muovi liberamente in mezzo a noi. Quindi tu che sei un leader fai come Maria e quando le persone si attaccano troppo a te, quando le persone ti vedono troppo come un punto di riferimento, fai come Maria, dici fai quello che Gesù ti dice di fare. Amen. Perché solo così noi possiamo vedere le opere potenti di Dio manifestarsi. Il primo miracolo nella tua vita lo puoi vedere soltanto quando tu ascolti il consiglio di fai quello che Gesù ti dice di fare. E noi vedremo la gloria di Dio. Alleluia. Marianna, ci chiedono come si fa a sentire la voce dello Spirito Santo, come facciamo a, se, a riconoscere se è lo Spirito Santo ci sta dicendo di fare un delle vogliamo cose. Prima di tutto, quando il Signore parla, la nostra vita non va mai in contrasto con la sua parola, non si contraddice mai. Quindi se il Signore ti ordina di fare qualcosa, prima Michele parlava per esempio delle decime no? e diceva a volte cozza con quello che dicono anche i leader di chiesa. Questo non è per fare polemica, è per amor di Dio. Però per esempio, faccio un esempio molto pratico, durante la pandemia eh, c'erano alcune... Uh, sorelle in Cristo, che avevano un peso in cuore di sostenere e di aiutare quelle donne che già erano in difficoltà perché vedove o perché si sostenevano con dei lavori precari. Venendo meno il lavoro precario, perché a volte il lavoro precario è, è anche fatto di pulizie negli appartamenti. Quindi piccole cose, piccoli lavoretti che ti massacrano e non ti, fanno nemmeno la non ti danno nemmeno la possibilità di, eh, di vivere dignitosamente. Però purtroppo con la pandemia è venuto a mancare anche quel piccolo sostentamento. Allora c'era un gruppo di sorelle che eh, volevano, avevano in cuore di mettersi insieme per sostenere queste donne che avevano bisogno. Purtroppo, mi dispiace dirlo, ma il leader di chiesa disse che Nessuno doveva, nessuno doveva prendere delle iniziative personali, eh, mandò l'Ibane e disse: mettete sul conto eh, corrente della Chiesa le vostre offerte. Quindi, nessuno prende delle iniziative personali. Ci fu un, momento di, eh, un brutto momento di amarezza. Questo perché? Perché in realtà la Chiesa non aveva bisogno, erano, erano un locale di proprietà, eh, sulla banca, sul conto della Chiesa già c'erano molti soldi, eh, però, intanto c'era un bisogno dall'altro lato. Ora, voi pensate che nel cuore di questo gruppo di donne, che aveva, che aveva questo peso per uh, le vedove e per donne che non avevano un lavoro per sostenersi uh, con i propri figli, era un peso che aveva messo lo Spirito Santo oppure no? E di subire a quello che aveva detto il conduttore di chiesa, è una ribellione contro Dio oppure no? Allora, io penso che noi dobbiamo avere discernimento, ma per avere discernimento dobbiamo conoscere bene la parola, perché sì, io non ho esitato un attimo a dire no, è lo Spirito Santo che sta mettendo in cuore il peso per queste vedove, perché nella Bibbia parla di sostenere le vedove, è biblico, quindi le offerte vanno vanno utilizzate nel giusto dei modi, non è possibile che noi siamo a ancora a valutare se è giusto o no arricchire le casse della Chiesa a far morire di fame una povera donna, quindi se lo Spirito Santo ti parla e ti mette in cuore un peso, tu puoi riconoscere se quella voce, anche se è contrastata dall'esterno, se quella voce da parte di Dio oppure no. Se, quelle, se quel peso è in linea con quello che è il comandamento della, della parola oh di me. Dio. Quando invece qualcuno ti viene a dire: sento da parte di Dio che devo essere il tuo padre spirituale, mi devi dare la decima per dire vai a leggere da qualche parte se ci sta scritto questa cosa, e allora tu ti rendi conto che questo non è biblico. Sto facendo un esempio. Allora noi dobbiamo essere molto figli avveduti con grande discernimento, senza farci sballottare di qua e di là come bambini senza conoscenza. Quindi se non vuoi essere sballottati di qua e di là, se vuoi conoscere bene la voce di Dio, devi conoscere la parola di Dio che è scritta. Amen. Questa è la voce scritta. Quindi se tu leggi questa voce scritta diventa udibile, perché lo Spirito Santo poi comincerà a ministrare al tuo cuore e tu comprenderai bene qual è la volontà di Dio. Quindi il segreto, la chiave è nutriti della parola e non delle parole degli uomini, ma della parola di Gesù. Ecco, torniamo di nuovo all ascoltare alla voce di Gesù. Amen, amen. Vogliamo anche approfittare per ringraziare Dio per le nostre congregazioni, certo. per le comunità sì. locali, perché Egli si manifesta in modo potente, sono eh, indispensabili per la vita, la crescita eh, e anche l'emancipazione della nostra vita Grazie personale. Grazie Padre per quello che ci concede di vivere nelle chiese, nelle quali ci hai posti e nelle quali stai chiamando anche tantissimi altri al ravvedimento. Ringraziamo il Signore per questa opportunità. Mariana è arrivata la foto, la locandina, sono felice di presentare molto velocemente appunto, tu parlavi del calendario di quest'anno, sì. ecco, eh, questo è il nuovo formato del calendario di quest'anno eh, che potete già preordinare eh, scrivendo un messaggio al nostro... Uh, numero consueto della nostra trasmissione, ma anche di tutte le altre uh, trasmissioni. Ci sono tantissimi numeri che caratterizzano oramai la giornata del Pai Insesto di Pauli di Vita. Ogni numero è adatto per sì. raccogliere gli ordini e i preordini, come li chiameremo, perché saremo in consegna nella prima settimana di ottobre. Intanto accaparratevi già i nostri primi numeri freschi di stampa del calendario Pauli di Vita. Allora, Dobbiamo necessariamente correre sì. con il tempo al sì. nostro momento preghiera. delle richieste di preghiera. Allora, io sono felice perché oggi iniziamo le, il tempo delle richieste di preghiera molto velocemente con ringraziare il Signore, perché il Signore ha risposto a diverse preghiere. Ne ho scelte soltanto alcune da citare, ma sono, vi assicuro tantissime. Farei tanto una foto, Mariana, per mostrare tutta quanta la lista dei messaggi. Ma ci sono. Delle richieste, pre... dei de... de... de ringraziamenti che molti di voi hanno fatto al Signore. Io voglio condividerli con voi, come per esempio Eugenio si è svegliato dal coma. Abbiamo Alleluia, pregato per Eugenio. Grazie, ci ha Chiesto preghiera per Eugenio in questi giorni, vogliamo testimoniare che Eugenio si è svegliato dal Alleluia, grazie, coma e adesso vogliamo grazie, che Dio continui sono. a benedire la sua vita, assisterlo Alleluia, in questo tempo in cui dovrà recuperare eh, le sue forze fisiche. Non conosciamo la volontà di Dio, noi ci rimettiamo soltanto nelle mani di Dio e Dio vuole manifestarsi nella nostra vita per consentire anche di eh, aprire il nostro cuore, la nostra fede, aumentarla. Cinzia. Alleluia. Ringrazia il Signore perché suo figlio. Abbiamo pregato fino all'altro ieri per il figlio di Cinzia. Il suo figlio ha aperto il cuore a Gesù. Grazie. Gesù. Ieri il Signore ha benedetto particolarmente Grazie, questo ragazzo. Gesù. Vogliamo continuare a, a, a pregare per lui e a predicare questa meravigliosa potenza dell'Evangelo che trasforma come quell'acqua in vino, trasforma i cuori dei più duri in cuori di carne. Toglie il cuore di pietra e mette un cuore di carne. Questo è quello che fa il Signore. Grazie, Quindi continuiamo Gesù. a pregare. Madri. Nonne, nonni, continuate a pregare per i vostri figli, per i vostri ragazzi, perché Dio è all'opera, Dio ha continuamente cuore alla vita di quanti noi presentiamo. Poi ci sono tantissime richieste di preghiera, io approfitto molto velocemente, faccio una carrellata veloce, c'è Anna Ferone per cui si chiede di pregare, poi c'è Sonia che chiede di pregare per suo zio, si chiede preghiera per Raimondo, Ada... Chiede di pregare per la sua vita. Carmine chiede di pregare per sua nipote Maria. Eh, poi c'è Anita che chiede di pregare per la sua nipote. Mi fermo perché anche Marianna ha raccolto qualche richiesta. Sì, Flora chiede di pregare per Christian. E poi c'è una richiesta di preghiera di Roxana eh, che chiede preghiera perché stanno passando un momento molto difficile di tempesta il suo marito. Eh, eh, sono cinque giorni che è in coma, no. quindi vogliamo pregare perché eh, sta passando un momento molto difficile questa donna ieri stanotte veramente alle l'una e mezza di notte mi scriveva quindi per scrivere a quell'ora significa che è realmente disperata quindi preghiamo per Roxana e per suo marito che Dio l'aiuti, aiuti Amma. anche perché venendo un meno un uomo in famiglia Michele viene anche molto cioè spesso viene meno anche il sostentamento, sostentamento no? sì, certo. e quindi vogliamo pregare per tutti quelli che sono in difficoltà continuiamo a pregare per Daniela eh, anche Daniela ci chiede continuamente preghiera Anna Amma. per suo marito Michele il Signore all'opera, all perché in realtà noi eh, citiamo spesso le richieste di preghiera, ma come ha ben detto Michele, arrivano anche tanti ringraziamenti per il Signore che il Signore Alleluia. sta operando, e noi vogliamo continuare Alleluia. a portare i nostri, piedi, i nostri pesi ai piedi di Gesù il quale Alleluia. tutto può. Grazie Padre. Noi eh, beh, anche, sì. salutiamo anche i nostri amici, Marianna, che ci stanno seguendo in questo momento dai social come sì. Facebook e YouTube. Sì. Anzi, condividete, noi... se sì, potete, fatti, questa fatti. diretta, in modo che possiamo raggiungere più persone. Un È un modo per dire, fate quello che Gesù vi dice, come Maria Amen. che condividendo, perché Amen. in realtà Amen. non sono le nostre parole, ma sono le sue parole Amen, che arrivano ai Amen. cuori. Gloria al nome del Signore. Quindi noi leggiamo anche le vostre richieste e anche annotiamo le vostre richieste adesso che citiamo eh, appunto i nostri bisogni al Signore. Vogliamo pregare insieme, insieme vogliamo metterci alla presenza del Signore. Se ehm, tu hai nel cuore di eh, pregare il Signore puoi farlo insieme a me. In questo momento io pregherò per eh, questi bisogni, li presenterò al trono di grazia. E tu vuoi chiudere i tuoi occhi? Se hai la possibilità, aprire il tuo cuore, metterti in comunione. Se hai la possibilità di isolarti nel momento, in questo piccolo momento, durerà pochi minuti la preghiera che faremo insieme. Ma unisciti a noi, perché in questo tempo Dio ascolterà la tua preghiera, il tuo cuore. E forse non troveremo le parole, ma Dio legge i cuori, legge la grande necessità, bisogno che i nostri cuori testimoniano in questo momento. Quindi preghiamo insieme, Padre. Noi ti ringraziamo, Signore, in questo momento, grazie perché tu ci accogli, non per i nostri oh, meriti, sì, Signore. Sì, perché... Oh Padre, noi ti ringraziamo perché ci accogli per i meriti del tuo figliolo Gesù Cristo che si è sostituito. Alleluia, affinché la tua ira sul nostro, sulla nostra vita possa essere cessata. Oh Signore, Lui ha preso la tua ira su di Lui al nostro posto. In questo momento, Padre, noi possiamo venire a te, possiamo dire grazie, Papà, grazie, Papino, Padre nostro, Pastore Sommo. Grazie per quello che tu fai nella nostra vita, di come ti prendi cura di noi, di come ci coccoli con la tua parola, con la tua presenza, di come prendi a cuore, Signore, i nostri bisogni. E anzi ti aspetti proprio l'esercizio della nostra richiesta a te, proprio affinché noi possiamo dipendere costantemente da te. Signore grazie perché in questo giorno possiamo testimoniare che tu sei colui che risveglia dal coma. Che Amen. tu sei colui che converte i cuori più duri, che tu sei colui che guarisce dal cancro, che tu sei Amen. colui che guarisce dalla celiachia. Oh Signore, tu sei colui che guarisce dal lupus, tu sei colui che guarisce Amen. dalla malattia ai reni, che ristabilisce i valori alterati nel corpo malato. Tu sei colui che solleva e alleva i dolori dell'achemio, Tu sei colui che stabilisce, Amen. Signore, una protezione particolare verso coloro che si stanno abbandonando nelle tue mani in questo momento. Tu tu sei colui che tocca le relazioni familiari, tu sei colui che stabilisce eh, l'equilibrio psicologico e psichiatrico Alleluia, in quanti hanno perso l'orientamento in questa società, Padre. Tu sei colui che porta avanti e conduce coloro che si affidano a te, come in questo momento stiamo facendo, Padre. Mettiamo davanti al tuo trono ogni richiesta, Signore, che Alleluia, proviene da un cuore sincero, Padre. Tu opererai, quantomeno risponderai in questo momento ai cuori che ti chiedono aiuto, Padre. Padre, grazie perché tu fare grandi cose e ancora potremo testimoniare di nuove eh, salvezze, potremo testimoniare di nuovi miracoli, di nuove trasformazioni di acqua in vino, amen, acqua spirituale amen. in vino spirituale, tu Signore grazie, oh, chiamerai tanti altri cuori Signore e li trasformerai da un'acqua eh, carnale, materiale, umana in vino ministeriale Adelui, Signore che lui. può sì, eh, sì. alimentare, che può portare la tua parola in ogni angolo del mondo Signore grazie perché tu farai ciò, noi lo crediamo Signore benedici le nostre vite, le nostre famiglie, le nostre comunità, le nostre città, tutte Alleluia, le Gesù. comunità che frequentiamo, che apparteniamo, che rappresentiamo e che in questo momento sono all'opera sul territorio nazionale e anche internazionale alla tua presenza. Conduci tu Alleluia, ogni attività nel nome Gesù. prezioso Alleluia, di Gesù. Te lo chiediamo che è benedetto in eterno. Amen. amen Alleluia. Amen, Alleluia. Amen. Grazie Padre. Alleluia. Grazie Gesù. Gloria a Dio. Alleluia. Meraviglioso il nostro Gesù Amen, che non, non manca mai di visitare le nostre vite. Bene, vogliamo dare velocemente... Sì, gli appuntamenti gli di appuntamenti. oggi sono i consueti del sabato, ovvero tra qualche minuto la voce del pastore col pastore Cataldo Petrone, quindi alle ore 10.30 visita pastorale, poi alle ore 12 c'è una celebrazione dalla Chiesa, la buona, ehm, la buona notizia della provincia di Napoli, dal titolo Dov'è Dio, il pastore... Uh, Umberto Nettuno. Poi nel pomeriggio prosegue la programmazione che è rivolta anche ai ragazzi, intorno alle ore uh, 16.30 c'è appunto la programmazione per i ragazzi e poi in serata come ogni sabato abbiamo il, lo spazio della voce del pastore collegamento con ospiti da tutte le parti del mondo perché ci sono fratelli che si collegano anche dall'estero quindi siamo felici di continuare a rimanere connessi al Signore continuate a seguire eh, parole di vita sostenere parole di vita pregare per parole di vita ordinate i calendari fate presto perché il preordine potrebbe eh, esaurire già le prime, i, prime, i primi arrivi le prime consegne quindi siamo felici proprio di poter continuare a stare insieme facendo l'opera di Dio e predicando l'Evangelo alla nostra Italia in questo weekend probabilmente di lavoro ministeriale per molti di voi. Grazie a Dio per questo tempo. Grazie, grazie a Dio. Siamo felici. Bene, quindi a Dio piacendo, noi ci vediamo lunedì mattina alle 9.30 e oggi in replica subito dopo la celebrazione del culto, quindi intorno alle ore 13. 13 più, o meno, sì. più o meno. Da. Dio vi benedica. Ciao, bacialom. <ride> Pace. Pace a tutti.